Buongiorno a tutti ragazzi, come vi avevo anticipato nel video precedente, il terzo che riguarda la R3, oggi nel quarto video andremo a fare la mappatura qui da AF Moto. Gli unici di cui mi fido per fare una mappatura ad hoc, quindi chiaramente affideremo a noi anche la nostra R3, una moto che piano piano ci sta entrando nel cuore perché l'abbiamo vista nel primo video che era distrutta e adesso piano piano sta prendendo forma. Il team di AF Moto lo conoscete, c'è Gianluca che è colui, a te tocca orecchio, che è colui che farà la mappa. Guarda su cosa sta lavorando, è già un TRK 702, questa è uscita ieri dal concessionario e già volemo rompe e poi vabbè, la moto più bella che esiste, guardate quanto è bella. Lì c'è Christian e c'è pure Alessandro che fa oggi. Stasera si divertirà, credo, spero. Allora, mentre Gianluca finisce il 702, vi spiego due cose sull'R3. Dicevamo, l'R3 è pronta per essere bancata, scarico completo Agra, filtro BMC. I ragazzi però hanno fatto una modifica alla cassa filtro. È stata aperta per permettere l'ingresso di più aria, giusto? Giustissimo. Quindi maggiore quantità d'aria in ingresso e una migliore risposta ai bassi, un'accelerazione migliore perché respirando meglio insomma la moto accelera più forte. E adesso lo mettiamo sul banco e vediamo cosa dice. Ieri sera pensavo, comunque sta moto praticamente stiamo facendo tutta nuova. Nel quinto video vedremo davvero tutti gli aspetti in cui l'abbiamo migliorata, cambiata, modificata. Però comunque sta avvenendo veramente un bel lavoro. Non è che te puoi spiegare che a noi del TRK non ce ne frega niente. Guarda, fa fuori i cavalli veri. Ah, due cose importanti prima di mettere la moto sul banco. L'avrete visti prima, vi avevo promesso che avreste visto il nuovo colore dei cerchi. Eccole qui, ho scelto l'oro Marchesini. È l'oro che usava Ducati sulle sue super sportive R quando usava l'oro. Per capirci, il 1098R i cerchi erano verniciati di questo colore. Lavoro anche questo fatto da Giulio, veramente veramente belli, saranno benissimo con la grafica della moto finita. Guarda, è arrivato l'altro pezzo che prima non c'era, sarà andato a fare i cavoli sua. Guarda Gianlu, i cerchi sono una cosa bella, c'è però una novità brutta che non avevo calcolato purtroppo, che andrà a pesare anche questo sul budget della moto: il disco freno. Una volta rimontata la moto ho notato che era leggermente storto. Porca vacca, l'abbiamo già ordinato, sempre grazie ai ragazzi di AF Moto, e ci deve arrivare, però va cambiato anche il disco freno. Vabbè, è andata così, mettiamo la moto sul banco. Ci siamo spostati sul banco, Gianluca sta legando la moto per evitare che scappi, se no la lanciamo direttamente dentro al muro e al giardino del vicino. Ti è mai successo che ti è partita una moto? Partita no, però non ci crederai, ma mi è successo il contrario, che mi è andato indietro. Fortunatamente era un T-Max. Cioè è andata indietro dal rullo? Sì, è scesa dal rullo. Fortunatamente, ecco, come dicevo, era un T-Max, quindi parlavamo magari di un F1000 che già mi sarei caghettato, certo, un po' di più. Niente, praticamente mi sono dimenticato di aprire l'aria del compressore, del circuito dell'aria, e la morsa davanti funziona con l'aria compressa. Ah, quindi questa morsa, quindi, che funziona con l'aria, si è scaricato l'impianto, lei si è allentata e la moto esce. Ovviamente non può succedere in verità, perché cioè normalmente in una prova non può succedere perché c'è il dispositivo di sicurezza, se il rullo gira la pinza non si può aprire nemmeno se vai tu. Ah certo, però era spento, era tutto spento, quindi la moto è scesa piano piano, quindi è scesa la pressione della morsa e... Ah, banco spento, quindi per fortuna non girava perché c'è il sistema di sicurezza. Vabbè, può succedere. Brutta esperienza. Allora, è la terza mia moto che facciamo, giusto? Terza. Dopo Vita, dopo il Tiger, ora tocca all'R3, però è la prima volta sul nuovo banco. Vi ricorderete, quello vecchio era molto più alto, molto più grande. Adesso il nuovo banco è tutto interrato. Bravi, molto più comodo. Così io non mi devo ammazzare e non sbatto gli spigoli. Eh sì, perché siccome stai a lavorare tanto... Io lavoro sempre tanto. Ora colleghiamo tutto e vediamo il primo lancio, cioè da quanti cavalli partiamo originale. Vi ricordo che abbiamo sì fatto le modifiche alla scatola filtro, ma ho parlato con Gianluca e ho richiesto proprio una mappatura non spinta, perché comunque la moto deve mantenere l'affidabilità esattamente come l'originale e soprattutto voglio che sia trattabile per strada esattamente come l'originale, se non di più. Ma di questo sono certo, perché comunque la qualità del lavoro è alta, credo. Speriamo.
bilancio fatto, già partiamo da una buona base. Vi ricordo che la R3 parte da 42 cavalli all'albero, vengono dichiarati. Noi ne abbiamo 36, che comunque per un motore da 17.000 km non è male. Io prima, parlando con Gianluca, mi ha detto che i migliori motori nuovi fanno 41-42. Il mio, calcolando che ha 17.000 km, possiamo stare, calcolando la mappa un po' conservativa, sui 37-37.5 stiamo già bene. Perché a noi ci interessa soprattutto guadagnare in basso con la coppia e avere un arco di erogazione quanto più possibile lineare. Ora lui si metterà lì, farà la magia, inizierà a toccare tutti questi grafici numeretti e inizierà a modificare i parametri per modificare la mappa che abbiamo appena visto. Allora, il signorino ha fatto le prime modifiche, adesso secondo lancio, vediamo quanto tiriamo fuori. Non abbiamo fatto un lancio solo, ne abbiamo fatti altri due. La mappa già inizia a dare i suoi risultati perché siamo arrivati a circa 37 cavalli, però si può fare ancora qualcosa. Noi qui che stiamo facendo? Per noi profani. Allora, per noi profani, questa qui è una mappa di anticipo di accensione, quindi in quale punto della rotazione dell'albero tocca la scintilla della candela, insomma. Ok, ulteriori aggiustamenti. Dai, mettiamoci a lavorare così tiriamo fuori il massimo, dai, che dai, qua dai. Tocca tornare al lavoro e... Oh, 37 e mezzo qua. Sì. Sino questo non se ne ho. Esatto, esatto. Allora, quelli che vedete qui sono tutte le prove che stiamo facendo. Mancano ancora gli ultimi aggiustamenti finali, ma ci siamo quasi, dai! Ulteriori tre lanci fatti, noi vi posso far vedere tutti anche perché sennò il video dura 20 minuti. Sono contento, eppure lui non l'ammetterà mai, perché abbiamo superato quello che ci eravamo impostati, 37 e mezzo. In realtà ne abbiamo fatto quasi uno in più, siamo partiti da 35,8 per arrivare a 38,3. Guardate però, e mi riferisco al discorso che facciamo iniziale, cioè la modifica alla cassa filtro, guardate quanto abbiamo guadagnato già da 5.000 giri. La curva di coppia è molto migliore e soprattutto c'è più potenza a tutti i regimi. Volevi dire potenza, hai detto la curva di coppia, questa non è la curva di coppia, ah, devo correggere. C'ha ragione, colpa mia, curva di potenza, ormai dico sempre curva di coppia. Curva di potenza, abbiamo più cavalli ovunque, 38.3. E vi ricordo che è un risultato che abbiamo ottenuto pur mantenendo una mappa conservativa perfettamente in linea con l'utilizzo stradale, quindi abbiamo molta trattabilità. La moto avrà anche meno on-off, sarà più gestibile e più lineare a tutti i regimi. Quanto mi romperai? Ah, questa è la curva di coppia che ho detto prima. Ah, ok. Questa è la curva di coppia. Allora, curva in rosso, vedete la curva iniziale quando siamo arrivati, e in verde quella attuale, cioè l'ultimo lancio. Abbiamo più chilogrammetri sempre in tutta la curva di coppia, ma soprattutto anziché scendere quando magari si sale di giri, scende un po' la coppia, la nostra rimane lineare, sale, e soprattutto abbiamo più giri utilizzabili, cioè la moto tira bene, correttamente, a più schiena fino al limitatore. Prima tagliava a 12.000, adesso taglia quasi a 13.
ottimo, ottimo lavoro. Il signorino però, tenendomi completamente all'oscuro, ha fatto una cosa. Ha impostato una mappa che funziona solo quando la moto è in folle. Voi direte, a che cazzo serve? Folle se funziona solo in folle? E frizione tirata. Ah, folle e frizione tirata. Ha fatto una cosa per fare i bori, che però è fighissima. Sicuramente è una cosa che piacerà al futuro proprietario o proprietaria di questa R3. Praticamente lui ha fatto questa modifica, sta cosa, solo alla sua e alla nostra, perché ci vuole bene. Vai, folle e frizione tirata. Praticamente, dando gas, giocando con gli anticipi, riesce a far fare alla moto questo. È più contento che dei cavalli non ce ne frega niente, no. Però ste cose le devono fare fatte bene. Diciamo che se ero uno che sgasava a Ponte Mirvio, mi facciano sindaco a st'ora con no, questo. Diciamo che ti dura poco la moto così. Okay. Perché è una cosa ovviamente bella, divertente, però bisogna anche saperla gestire. Se stai tutto il giorno, vabbè, certo. Dai, sei rotte. Noi ce l'abbiamo, la useremo pochissimo. Ma però grazie. Bene, bene. Siamo arrivati alla fine di questo video. Di solito la chiusura l'avrei dovuta fare da AF Moto. In realtà l'abbiamo fatta, ci siamo messi lì con Gianluca, tutti carini, tutti coccolosi. Fatto è che però c'è stato un problema con l'audio, quindi la clip era inutilizzabile. Come sono già andato via, avevo caricato la moto, sto rifacendo la chiusura adesso, purtroppo senza i ragazzi di AF Moto. Spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio i ragazzi di AF Moto, senza di loro non sarebbe stato possibile fare il quarto video. Adesso la moto, con lo scarico e anche in carburazione, ha qualche cavallino in più, è lineare in tutto l'arco di giri e ha anche più coppie. È anche l'ultima volta che vedrete l'R3 in questo stato, già perché nel quinto episodio, l'ultimo, cioè il prossimo, la vedremo finita con tutte le carene montate, ultimata. Ringrazio anche tutti quei ragazzi che nel terzo video mi hanno scritto: Adà, visto tutto quello che stai facendo a questa moto, come la stai trattando, come la stai rifacendo, ci sto facendo un pensierino. Vi dico però una cosa, che a qualcuno piacerà, a qualcuno no. L'ex proprietaria, cioè la proprietaria al momento dell'incidente, è una mia amica e mi ci sto sentendo, e a quanto pare è intenzionata di comprare la moto. C'è solo un problema: lei è amante del nero, infatti la moto, vi ricordate, era tutta nera, cerchi neri. Se la moto gli piacerà con le sue nuove carene, nella sua nuova veste, la ricomprerà, altrimenti... altrimenti dovrà prendere un'altra strada. Nel quinto video vedremo la sua reazione quando la vedrà la prima volta e ci dirà in diretta se gli piace o no. Spero che questo video vi sia piaciuto, trovate tutti i miei social in descrizione e trovate anche i social di AF Moto Performance, che ringrazio. Inutile dirvi che se avete una mappa da fare, loro sono non preparati, di più, e sono super affidabili. Se vi serve qualcosa, contattateli, trovate il loro Instagram in descrizione. Io e l'R3 vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!